niente, non lo so. Abbiamo visto stamattina, siamo passati per sapere se c'è la benzina, ma non ci hanno detto quasi niente. Ci hanno detto di venire di pomeriggio per vedere se ci, forse ci sarà, non lo so. Da quanti giorni che siete per esempio senza carburante nella macchina? Da 2 giorni e mezzo. E non trovate niente? No, niente, assolutamente. Nessun posto? No. Vabbè, ora è il weekend, quindi può andare, ma poi la settimana per andare al lavoro... Appunto, quello è il problema, infatti. Non si può nemmeno, non è soltanto per la macchina, anche per i beni di prima necessità. Nei supermercati manca anche la carne, praticamente, quindi è un problema serio. Sto provando, è un tentativo. E da quanti giorni senza benzina? Da quando è cominciato lo show. Senza benzina, con poca benzina, se no non sei arrivato nemmeno qua. Ma lei la macchina serve per lavorare? Anche, certo, non sabato, non il sabato, gli altri giorni sì. E di questa protesta, quindi a questo punto cosa ne pensi, visto che ci stanno esasperando? È vero che ci stanno esasperando, però ritengo che ci sia un fondo di verità e di giustizia su quello che stanno facendo. Certo, creano dei disagi alla gente, però la realtà è che alla fine bisogna anche essere decisi, duri sulle azioni che bisogna fare. Solo così si riesce a smuovere qualcosa. Certo che la classe politica siciliana, devo dire onestamente che fino a questo momento si è comportata malissimo. Dalla lite che c'è stata per televisione tra Berlusconi e Fini aveva fatto presente proprio questo, che il sud era stato abbandonato per quanto riguarda certe promesse, certe iniziative che devono essere prese e non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi ritengo che sia opportuno che tutta la gente siciliana si ribelli a questa classe politica che non ha portato assolutamente nulla per la nostra regione. Cioè, ma state qua a fare la fila? È una speranza, non abbiamo nessuna certezza che ci sia benzina, però bisogna provarci per avere anche l'opportunità poi la prossima settimana di poter andare a lavorare, di potersi muovere. Per non avere le macchine bloccate, ovviamente. Per non avere le macchine bloccate. Io sono andato stamattina in un rifornimento AGP qui al Principe, dove attendevo dalle 8 del mattino, ma purtroppo non c'è stata nessuna novità, anzi hanno chiamato dicendo che consegnavano forse qualcosa alle 11:30, poi dalle 11:30 hanno spostato alle oggi nel pomeriggio, anche se io sono un pochino incredulo per il discorso della consegna, perché penso che se volevano andare avanti il sistema, anche nella nottata potevano benissimo consegnare e rifornire tutti i rifornimenti, e stamattina la benzina si trovava. Lei è solidale con questo sciopero oppure? Io sincero sì, perché se noi ci accorgiamo è troppo cara la benzina, cioè calcoliamo con il gasolio che era il gasolio che costava quei 30-40 centesimi in meno, ora è arrivato al livello della benzina. Io purtroppo do ragione ai camionisti, che loro che ci stanno più sulla strada rispetto a noi, e è normale che spendono molto di più, anche per noi, perché io faccio lo stesso tipo di lavoro, che sono rappresentante di zona dove io ho bisogno della macchina per lavorare e per muovermi. Purtroppo questa crisi che ci sta avventando di sopra penso che non si risolverà neanche nella prossima settimana, questo problema. Quindi macchine bloccate? Secondo me sì. E come si fa per continuare a lavorare? Si sta a casa e vediamo quello che dice lo Stato. A quel punto deve essere risarcito un pochino dallo Stato. Monti paga gli stipendi, no? Sì, agli altri. O nelle sue tasche. Purtroppo io sono di questo parere. Io penso che oggi non risolveremo nessun tipo di problema. Smetteremo nuovamente in vano queste 2-3 ore, ma penso che non ci sarà niente da fare né oggi né domani, e già da lunedì che parte quello nazionale purtroppo sarà ancora una crisi. Se lei già sa, per esempio, i supermercati domani, alcuni supermercati sono chiusi perché hanno i banconi tutti vuoti. Anzi, si pensava che stamattina facessero passare il sistema contadini, tipo lattughe, tipo latte, formaggi e questo, e penso che hanno anche bloccato questo discorso qui. Perché tipo vogliono fare un sciopero per fare capire direttamente allo Stato italiano che il problema c'è e si deve risolvere. Fino a Milazzo a scuola, però già da oggi c'erano disagi a scuola perché molti ragazzi non potevano arrivare o non potevano tornare comunque nei luoghi di provenienza, perché già i mezzi di trasporto pubblico cominciavano a difettare. Penso che i trasporti per Messina da domani, dopodomani, dovrebbero essere sospesi se la situazione continua ad essere quella che è.